Fin dagli inizi dell'epidemia dovuta al nuovo coronavirus, gli occhi di tutti si sono puntati sui bambini, per gli effetti naturalmente che la malattia può avere su di loro, ma anche per il loro ruolo nella diffusione dell'epidemia. La preoccupazione era che il nuovo coronavirus si comportasse un po' come il virus dell'influenza, che molto spesso infetta i più giovani e altrettanto spesso si diffonde attraverso di essi. Anche sotto questo aspetto, però, il nuovo coronavirus si è rivelato speciale e difficile da capire. Oggi tutti sembrano d'accordo sul fatto che bambini e ragazzi hanno meno probabilità di manifestare i sintomi della Covid-19 e di manifestarli in maniera grave. Una nota di maggio apparsa sulla rivista Nature sottolineava che in Cina, Stati Uniti e Italia meno del 2% dei casi riconosciuti di Covid-19 sarebbero relativi a persone sotto i 18 anni. È un'ottima notizia, ma attenzione perché non vuol dire affatto che i più giovani non possano ammalarsi e ammalarsi gravemente. Casi purtroppo seri si sono manifestati anche nelle fasce di età più basse e anzi, sotto i 10 anni, la Covid-19 sembra potersi manifestare come un'infiammazione dei vasi sanguigni nota come sindrome di Kawasaki. Le cose sono ancora meno chiare riguardo alla possibilità che i bambini hanno di trasmettere il virus e vorremmo invece proprio saperne di più, vista quanto sono stretti i rapporti fra nonni e nipoti nel nostro paese. Secondo alcuni ricercatori, i più giovani avrebbero proprio anche meno possibilità di trasmettere il virus. Questo perché sulle loro cellule sarebbe meno frequente una certa molecola che è fondamentale per permettere al virus di entrare al loro interno, infettarle e moltiplicarsi. Se il virus può infettare meno le cellule dei più giovani, vuol dire che l'infezione nel loro organismo progredisce più lentamente e c'è anche meno probabilità che il virus possa trovarsi in grosse quantità nelle loro particelle di saliva. Insomma, certe volte, infettando i più giovani, il virus si infilerebbe in una sorta di vicolo cieco. Sarebbe molto bello se fosse così, ma non tutti sono d'accordo. Anzi, altri studi puntano proprio in direzione opposta e sembrano dimostrare che anche se manifestano meno sintomi, i più piccoli hanno la stessa probabilità di trasmettere l'agente infettivo degli adulti. Partendo da questa considerazione, cioè dall'ipotesi che la possibilità di infettare gli altri sia indipendente dalla fascia di età, alcuni ricercatori dell'Università del Politecnico di Zurigo hanno costruito un modello matematico per capire come il virus può avere modo di diffondersi anche nei prossimi tempi. Se il virus infetta tutti con la stessa probabilità, hanno ragionato i ricercatori, beh, allora diventa molto importante capire quante occasioni ha di farlo nelle diverse fasce di età. E il risultato è che, in particolare in Svizzera, la fascia di età compresa tra i 10 e i 50 anni è quella che ha più probabilità di trasmettere il virus, con un picco tra i 15 e i 20, perché in quell'età ci sono più rapporti sociali con persone di gruppi diversi, dalla scuola allo sport ai locali e così via. Invece, chi ha più di 74 anni, nonostante abbia le maggiori possibilità e probabilità di manifestare la malattia in maniera grave, non avrebbe un grande ruolo nella sua diffusione, proprio perché le occasioni di contagio, di trasmettere il virus e di passarlo ad altri in quell'età sarebbero minori. Insomma, ancora una volta abbiamo capito che su questo nuovo coronavirus non ne sappiamo abbastanza. È possibile che le sue modalità di diffusione possano variare a seconda delle abitudini delle culture locali, ma soprattutto è importante che anche i più piccoli imparino a proteggersi e a evitare il rischio di contagiarsi, abituandosi in sostanza a questa nuova normalità. Nell'attesa che il virus venga finalmente messo all'angolo e possiamo tutti tornare alla vecchia normalità che rimpiangiamo.